Ciao a tutti, sono Fabio di Waterwind, sono con Simone Grezzi. Ciao a tutti. Team rider Goya e The Tour, The Tour di Peschiera. Siamo di nuovo qui al Prat de la Femme, è arrivato l'autunno e stanno partendo delle belle botte. Finalmente è partito The Wind Machine. Delle botte di Peler, ieri da 3-4. Vediamo che oggi sia in linea. Promette di andare avanti ancora per un po' di giorni, quindi ce lo godiamo tutto, così ci prepariamo anche per le perturbazioni invernali e poi un po' più avanti. E poi vedremo, dove gireremo gli altri video. Allora Simone, sempre gentilissimo, come al solito, si è reso disponibile a darci qualche dritta e adesso gireremo un paio di video che saranno molto interessanti. Allora Fabio, andiamo a fare helicopter tack, una virata elicottero, per portare un po' più di tecnica e di spettacolo in una virata. Allora, noi siamo in andatura, navighiamo al traverso, di conseguenza a tutta velocità. Facendo questo movimento, chiudendo la tavola, la tavola straorza, la tavola fa questo movimento. Allora io sto straorzando, ok? Premetto una cosa, io potrei fare helicopter tack con i piedi completamente nelle step. Ecco perché io sono centrale, io sono sulla tavola, non ho il peso all'indietro, ora rischio di alzare la prua. Io sono centrale. La prua mi segue, arriva un momento che sono nel vento. Io posso a questo momento spingere. Questo è il movimento, dunque poggio, butto il rig nel vento e gioco. Io porto la vela nel vento e comincio ad aspettare, mai avere fretta. Io aspetto, devo sentire il vento nella vela. Apro, chiudo, chiudo. Apro, faccio passare il vento da questa parte, sono in difficoltà, una raffica, io posso ritornare ancora indietro, posso ritornare ancora sul bordo di prima, di conseguenza io sono qua. Più spingo, più poggio e chiudo la vela e più sento la pressione, di conseguenza qui bisogna essere veloci. Allora, io sono nel vento. Spingo il rig nel vento, io do pressione, io sento che ho la vela piena di vento. Dimentichiamoci la prua, anche perché non c'è la pinna sotto. Poi la prua segue direttamente il rig. Da questo movimento io vado a spingere con la mano sinistra, automaticamente con la mano destra tiro. Questo è il movimento. Ritorno indietro. Sono nel vento, spingo, a volte se ho difficoltà, c'è troppo vento, tirare dietro come per scaricare la vela. Io potrei rimanere anche così, potrei essere con i piedi anche nelle strap. E riparto in switch.